Partito Democratico alla Camera. Notizie in breve sui principali temi della settimana. Un sì convinto al governo Renzi da parte del Partito Democratico. Ci sarà piena sintonia con l'esecutivo e il massimo impegno per cambiare le cose. Le nuove competenze ed energie al servizio del Paese daranno risposte utili ai cittadini. La sfida dei democratici è riaccendere la speranza dando priorità al lavoro e alla crescita. È l'unico modo per ridare ossigeno alle imprese per invertire un ciclo di eccessivo rigore che ha prodotto disastri sociali. Che noi del Partito Democratico non avremo paura. E voglio dire con forza che questa non è la sfida di uno solo, come qualcuno ha detto. Questa è la sfida della più grande comunità di donne e di uomini del Paese. E noi ci batteremo con ogni forza per costruire un'Italia migliore. Per questo annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Grazie. Con il contributo fondamentale del Partito Democratico sono state approvate alla Camera le nuove norme sui delitti ambientali, una riforma di civiltà attesa da 20 anni che introduce 4 nuovi reati nel codice penale: disastro ambientale, inquinamento ambientale, rifiuti ad alta radioattività e impedimento dei controlli. L'Italia sarà finalmente in linea con i paesi più avanzati d'Europa. Dicendo che quello che abbiamo fatto è un grandissimo passo avanti, una riforma importante che appunto si aspettava da tantissimi anni. Se riusciremo davvero a sviluppare in tempi brevi quelle 3 direttrici che ho provato sopra a ricordare, non solo avremo finalmente costruito un quadro legislativo moderno per tutelare l'ambiente e quindi soprattutto la salute dei cittadini, ma come ho cercato di dire all'inizio del mio intervento, avremo costruito le condizioni per consentire davvero alle imprese migliori e di qualità di potersi definitivamente affermare e allo Stato di non essere derubato da quell'economia grigia e nera che oggi purtroppo continua a proliferare nel nostro Paese. Grazie, signor Presidente. Attesa da 20 anni è stata approvata la delega fiscale che introduce la maggiore stabilità del sistema fiscale, il miglioramento nel rapporto con i contribuenti, la riforma di Equitalia e i nuovi strumenti per la lotta all'evasione. Si mette mano con principi moderni e innovatori all'insieme dell'intero funzionamento della macchina dell'amministrazione fiscale e finanziaria. Un rapporto amichevole fra cittadini, contribuenti e Agenzia delle Entrate. Modelli precompilati, valutazione e monitoraggio del rischio fiscale, tutoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti delle piccole imprese, fatturazione elettronica, adempimenti elettronici, abbattimento dei costi di tutti gli adempimenti. Quindi il primo obiettivo è rendere l'amministrazione fiscale italiana un'amministrazione più moderna, meno costosa e più amica nei rapporti con i cittadini. Per approfondimenti consulta il sito deputatipd.it.